Salve, sono Sergio Malavasi, siamo qua alla Libreria Malavasi perché ci faceva estremamente piacere parlare di un centenario significativo, di una casa editrice significativa e potrei dire anche bene me, perché chi meglio della Collana delle Belle Lettere poteva con orgoglio celebrare il centenario? E chi meglio di Armando Torno oggi qua in Italia poteva parlare delle belle Amo le belle lettere, lo so e se ne sono accorti un po' tutti. Le belle lettere nacquero il 17 giugno 1919 e nacquero, diciamo così, per un motivo quasi patriottico, perché i professori, gli studenti che erano al fronte, per leggere i classici dovevano ricorrere ai testi della Teubner, che erano tedeschi. E Giusto. quindi i francesi si resero conto, alla Marna, nei punti caldi della Prima Guerra Mondiale, che stavano leggendo le opere dei grandi classici antichi sui testi stampati dai loro nemici. Allora, tornando a Parigi, decisero di dar vita a una casa editrice francese che avesse dei testi maneggevoli, perché non è che i francesi non avessero dei classici, ma avevano i Didot in quarto su doppia colonna, che, detto tra noi, sono scomodi da leggersi coricati, ma in trincea sono catastrofici. E diedero vita quindi a questa collana maneggevolissima che è la Collection Budé, che, come dicono, la collezione Budé, come la chiamano amichevolmente a Parigi, di classici greci e latini. Oggi è la più grande collezione al mondo per il semplice motivo che ha superato i 1.000 volumi. E quindi Caspita. nei classici greci e latini si trova di tutto, per dire c'è tutto Platone, stanno ultimando Aristotele, c'è un Plotino curato da Breyer negli anni 20, ma sta per essere rifatto anche un Plotino con nuovi testi critici, nuove edizioni critiche. C'è, per dire, tutto Plutarco curato dai grandi maestri della Sorbona, ma stanno ultimando i Moralia dello stesso Plutarco a cura di vari specialisti. Ci sono molti autori della tarda grecità. Ci sono dei testi impareggiabili perché, ad esempio, tutti i grandi classici della tragedia o della poesia greca sono in perfette edizioni critiche. Non parliamo poi delle edizioni latine. Le edizioni latine, per dire, tutto Seneca, tutto Cicerone, tutto Livio, che so io, sono lì con introduzioni, testi critici, apparati formidabili di note. E quindi, diciamolo pure, in Italia, dove queste opere sono state scritte, ormai c'è la sola collana della Lorenzo Valla che funziona per i classici greci e latini. Tutte le Funziona altre ancora? funzionano ancora, beh, non, insomma, qualche titolo l'hanno, mentre le belle lettere pubblicano una ventina di classici antichi l'anno. Quando va bene, la Valla arriva a 4, 3, 4. Ecco, io aggiungo anche una cosa, che le belle lettere però sono una casa editrice a tutto tondo, perché ad esempio hanno collane di studi estremamente importanti, non dimentichiamo che hanno pubblicato opere quali La Révélation d'Hermètre Trismégiste, che poi hanno Ah. ristampato, che sono quattro volumi, fondamentale per studiare tutto quel periodo della tarda grecità e dei primi secoli del nostro tempo. Hanno una Certo. collana, la collana di testi tedeschi, in cui tra l'altro è appena uscito tutta la raccolta dei poemi e delle poesie di Nietzsche, con degli inediti rispetto anche alle pubblicazioni tedesche. Poi non dimentichiamoci che hanno una collana di scolastici, cioè quindi testi scolastici medievali. Tra poco, per leggere alcuni autori, andremo lì. Hanno una collana esoterica che è appena cominciata, Che hanno una bello. collana di testi cristiani orientali. E poi, Bello. oltre ai greci e latini, hanno una collana di testi cinesi classici. Però quello che io vorrei dire agli italiani è una cosa molto semplice: non si possono dimenticare i classici. Ecco, e se lo ricordano i francesi, se lo ricordano le belle lettere, dobbiamo ricordarcelo anche noi. Oggi noi dobbiamo andare umilmente a Parigi per vedere quali sono le novità, quali sono le riscoperte, quali sono i testi su cui si basa la nostra civiltà. La collezione Budé delle belle lettere è la più grande al mondo ormai. E poi non dimentichiamoci che le belle lettere sono una casa editrice notevolissima anche per altri testi, però i due momenti grandiosi e gloriosi sono la collana greca diretta da Joanna, che è uno specialista di Ippocrate, sta ultimando tra l'altro tutta l'edizione di Galeno, sarà circa 80, 75-80 volumi, Caspita. tutto il corpus ippocratico lo stanno di nuovo rifacendo, e poi la collana latina dove c'è Jean-Louis Ferrari e John Scheid, che tra l'altro sono venuti anche qua a Milano a parlare sempre alla scuola della cattedrale,
e dobbiamo anche ringraziarli perché stanno riscoprendo, non so, un medico come Scribonio Largo, alcuni autori minori del Pantheon degli scrittori latini che purtroppo da noi non esistevano. Ma addirittura ci sono delle sorprese, perché nella collana Classici dell'Umanismo, diretta da Pierre Laurence, è appena uscito Andrea Fulvio, che è il testo sulle antichità di Roma, è lo testo che ha usato Raffaello. Fulvio era amico di Roma, non soltanto diciamo così delle antichità, ma era sodale di Raffaello, l'ha accompagnato lui e ha spiegato a Raffaello come catalogare il testo. O lo compriamo nell'edizione del 500, bisogna ipotecare la casa, oppure si va alle belle lettere per capire come Raffaello ha catalogato le antichità romane. Teniamo presente comunque che le belle lettere hanno anche una libreria al 95 di Boulevard Raspail, dove ci sono tutti i classici greci e latini che loro pubblicano e anche di altri editori, cioè si trova la Loeb, si trova qualcosa dalla Teubner, si trovano gli Oxford, si trovano tutte queste cose, e ci sono i due commessi che vorrei ricordare, Mélanie e Gaetan. Mélanie è una specialista di storia egiziana e di egittologia, temo che abbia occupato quella parte di grecità che c'è lì. Invece Gaetan è più diciamo disponibile per il mondo classico, però Mélanie è una signora deliziosa e io lì incontro sempre una serie di persone, però non dimentichiamoci che è facilissimo incontrare professori della Sorbona, grandi intellettuali francesi, e poi lì dietro hanno gli uffici Claudine Lévy, che è quella che maneggia tutti gli appuntamenti, tutte le cose, la secretaire vero di redazione, e poi la indispensabile Caroline Noirot, con la quale chiudiamo, l'ho già ricordata, ma alla quale andrebbe fatto un monumento per quello che sta facendo per la civiltà occidentale. E allora invitiamo tutti ad andare a Parigi. Assolutamente, eh? A Parigi, chez les belles lettres. Ah, grazie Armando Torno. Grazie a voi.